Dopo l'ultimo video, Michelle Comi risponde a Fishbowl spiegando bene perché ha detto determinate cose su di lei all'interno del podcast. Non aggiungo altro, vi lascio i filmati. Noi ci vediamo in un prossimo video in linea allo studio. Sponsorizzando anche terze persone già dai tempi del passeggino. È il compagno della signorina Fishbowl, che penso sia ricercato dall'Interpol perché fa tutti i TikTok dove si copre la faccia con un mascheramento degno della CIA. In poche parole, questo povero bambino è il volto che viene utilizzato per sponsorizzare le canzoni di questo cantante, se vogliamo chiamarlo così, che parla e tratta soltanto di cose illegali e molto discutibili. Per tutti quelli che dicono: ah no, non è vero, lei non ha mai fatto così, andate a vedermi il suono dei video con il bambino. Il povero bambino lo tirano fuori solo quando c'è da sponsorizzare la canzone. Ciò che criticavo fin dall'inizio era la scelta di esporre i propri figli ad un pubblico così vasto come quello di internet, dandogli una visibilità che magari consapevolmente neanche vorrebbero.